Siamo con Filippo Monaco, assessore alla provincia di Napoli, buonasera, al quale facciamo subito una prima domanda. Assessore Monaco, una campagna elettorale che era cominciata in sordina quasi per il PDL, sembrava quasi una sconfitta in partenza, invece si sta rivelando ricca di sorprese e soprattutto di spunti interessantissimi. Ma al di là degli spunti, io credo che il PDL si stia distinguendo in queste ultime settimane di campagna elettorale dagli altri partiti e le altre coalizioni che non siano, non appartengono al centrodestra sulla proposta. Il PDL ha avuto il coraggio di proporre delle cose fattive e realizzabili, mentre gli altri non fanno altro che rincorrere sul diniego senza far capire la loro proposta all'Italia del buon governo quale dovrebbe essere. Questo è un modo anomalo di fare campagna elettorale e non essere chiari nei confronti degli elettori e degli italiani tutti. Noi ci distinguiamo sulla proposta, questa è la prima cosa e credo che questo la gente l'abbia capito, quantomeno noi diciamo di fare del buon governo dell'Italia. Forse qualche errore in passato è stato commesso, ma non credo che alla luce del futuro si possano ricommettere nuovi errori per il rilancio della nostra Italia. Una seconda domanda, il tema della serata è quello dello sviluppo del territorio flegreo, un territorio che negli ultimi anni ha subito, diciamo così, è stato un po', sembra trascurato, insomma ha subito parecchie vessazioni, cessazioni di stabilimenti, problema dell'abusivismo edilizio, un rilancio territoriale che ha stentato sempre a ripartire. Qual è la proposta del PDL in merito? La proposta del PDL è stata sempre quella di un governo di centrodestra che va dai comuni dell'area flegrea alla provincia e questa filiera istituzionale che termina con la regione Campania. Grossi investimenti sono stati fatti nell'area, a voi risultano, voglio dire, l'ultimo progetto approvato, quello dei Grandi Laghi, che è una riconversione eccezionale dal punto di vista ambientale di tutta l'area flegrea. Ovviamente bisogna rilanciare la città flegrea. La città flegrea con delle proposte fattive che tutti i sindaci finora che hanno ben governato il processo qui nei campi flegrei oggi metteremo a frutto in questo periodo, voglio dire, perché purtroppo sapete fra il dire e il fare, il programmare, pianificare e attuare ci vuole un po' di tempo. Per quanto riguarda l'abusivismo, io credo che negli ultimi anni con le amministrazioni di centrodestra negli ultimi tempi l'abusivismo sia completamente congelato, fermato. Ovviamente ad oggi ci sono ancora gli strascici del passato dove stiamo cercando a tutti i costi di cercare di rilanciare attraverso una giusta e corretta, laddove è possibile, sanificazione e recupero ambientale dei siti laddove siano stati dichiarati abusivi. Grazie mille, ringraziamo l'assessore Monaco per la sua partecipazione.